amici di Gossip Mania, ben ritrovati. Anche oggi un appuntamento per parlarvi di tutto ciò che è successo, un po' anche riassuntiva della settimana ovviamente, riguardo in particolar modo il Festival di Sanremo. Siamo alla serata conclusiva, ma soprattutto girano tantissimi gossip a riguardo sugli ospiti, la situazione Covid, i protagonisti, quindi ci divertiremo anche questo pomeriggio. In mia compagnia, come sempre, Elvira Vigliano, ciao! Ciao Alessia, ben ritrovata! Hai resistito ieri fino alla fine o no? E fa, ieri è stato ancora più difficile, ormai più si va avanti più difficile. Più si va avanti più diventa tipo un after, non una kermesse canora, però devo dire che ho resistito fino alle 10:15. Ah, ok, quindi un po' in più. un po' in più rispetto a ieri. Eh sì, anche perché poi ieri effettivamente è stata una serata dove sono state riproposte tutte le canzoni uguali poi alla serata di stasera, sì. Quindi non c'è stata nessuna novità, a parte gli ospiti diversi come sempre, però si poteva fare anche qualcosa di diverso magari. Diciamo che me lo sarei aspettato, anche perché insomma bisogna dare un pochino di brio a questo Sanremo, invece ci sono stati semplicemente i cantanti che si esibivano e poi ovviamente qualche sketch abbastanza divertente che ha riempito la serata. Però a livello canoro insomma ancora una volta non c'è stato quel picco insomma di entusiasmo anche da parte dei protagonisti. Sì, un po' meglio le esibizioni, devo dire la verità, anche perché molti cantanti si sono sciolti, lo avevamo visto già nella terza serata, quella delle cover, ma soprattutto protagonista ieri è stata la classifica della sala stampa che ha rivoluzionato veramente tutto. Io non so loro come facciano ad ascoltare in un determinato modo alcune canzoni, poi ne parleremo dopo, con risultati abbastanza discutibili. A parte ciò, iniziamo subito parlando della solita coppia di conduttori, Amadeus e Fiorello, che sono stati protagonisti dell'ennesimo sketch molto divertente. L'avevano promesso, avevano scelto due parrucche e hanno riproposto Sabrina Salerno e Gio Squillo in Siamo Donne con questo duetto veramente fantastico. È stato divertente anche perché insomma io ero già quasi in coma, però mi hanno inviato insomma tramite i social queste immagini e devo dire che mi sono alzata dal letto e ho detto no, devo assolutamente andare a vedere che cosa sta succedendo. Ed è stato uno dei momenti più epici di Sanremo, perché effettivamente, come abbiamo detto fin dall'inizio, è una coppia che sa stare al gioco e soprattutto si capiscono al volo. Quindi da questo punto di vista, insomma, riempiono anche dei momenti un po' vuoti di Sanremo. Sì, poi effettivamente forse con la mancanza del pubblico fanno sì che sia proprio uno show a casa propria, quindi sì, come se fosse una festa privata tra loro e si divertono come se non ci fossero le telecamere ed è scesa anche quell'aura di formalità. Sì, e questo insomma crea poi delle differenze con i cantanti, che è vero sì che si stanno sciogliendo, però insomma sono quelli lì un po' più timorosi anche del giudizio. Invece Fiorello ed Amadeus insomma si sono completamente lasciati andare fin dalla prima puntata e quindi insomma non hanno più freni. Esatto, già hanno promesso poi per la serata di oggi, chissà poi se porteranno avanti ciò che hanno detto, un altro duetto con le due ospiti di ieri sera, Emma Marrone e Alessandra Amoroso, chissà, già hanno scelto anche i ruoli, chissà poi se la cosa effettivamente si potrà realizzare. Effettivamente si tratta comunque di due cantanti molto particolari, con più impegnative anche vocalmente. Esatto, con un timbro poi diverso l'uno dall'altra e non oso immaginare quello che potrà accadere. Però insomma le due si sono rese poi protagoniste di un singolo insieme, quindi questo ha fatto capire che quando si vuole si può creare il giusto equilibrio. Però insomma insieme a Fiorello ed Amadeus non so cosa potrà uscirne poi. Una piccola postilla poi su un altro duetto di Fiorello con Achille Lauro ed è stato veramente meraviglioso, molto inserito nel quadro di ieri proprio di Achille Lauro, che ha dato spettacolo con questi baci particolari con il suo chitarrista, cosa che già aveva fatto anche negli anni precedenti, ma Fiorello sembrava il gemello di Achille Lauro effettivamente con questa pseudo corona di spine, con questa proprio faccia e questo viso impassibile. Sì, non so come abbia fatto, anche perché insomma effettivamente ieri sera l'esibizione di Achille Lauro è stata fenomenale. Bella, è vero.
Questo sì, però insomma rimanere seri ed impassibili in un momento del genere era abbastanza difficile, però ci stupisce sempre Fiorello, devo dire, che riesce anche a restare serio in delle situazioni in cui può diventare difficile. Achille Lauro vestito da sposa poi, giusto, esatto. Per chi non avesse visto questo quadro della giornata di ieri, sicuramente va visto ed apprezzato. Prima di parlare anche dei cantanti in gara, c'è stata la finalissima dei giovani che ha visto trionfare un nome a noi noto, notissimo, esatto, poiché ha vinto Gaudiano. Sì, Gaudiano devo dire che era quasi il papabile già sì. Dall'inizio, perché l'avevamo detto e l'avevi anche confermato tu con il tuo orecchio sopraffino, insomma, che la voce di Gaudiano era quella che sicuramente tra i giovani avrebbe avuto maggiore successo, ed effettivamente così è stato il più lineare, è stato il più pulito anche nelle esibizioni, ed è stato poi anche a livello musicale e melodico uno dei più corretti. Sì, in finale con Davide Sciorti, che ha avuto comunque grandissimi consensi, premio della critica invece a Wrong on You, quindi comunque sono stati abbastanza spalmati questi premi. Passiamo anche un po' ai cantanti in rassegna, ovviamente oggi parliamo di papabili vincitori, quindi dopo vedremo anche un po' la classifica, ma soprattutto vi svegliamo anche un po' di gossip. Continua a cantare registrata ovviamente Irama, quindi l'esibizione è sempre la stessa. Infatti qualcuno mi ha chiesto, ma in realtà sono altre prove? No, è sempre la stessa, buon per lui che sia andata bene, altrimenti era fregato. Però ha rilasciato poi anche un'intervista che è stata mandata ai colleghi della Repubblica, in cui lui ha detto che è contento della reazione del pubblico, perché effettivamente insomma si aspettava delle critiche e invece hanno ascoltato tutti con grande attenzione le parole, piuttosto che soffermarsi insomma sulla prova o sul fatto che insomma non fosse presente in studio. Quindi questa è stata una conferma per Irama che l'ho anche tranquillizzato. È vero, infatti è molto alto in tutte le classifiche, sia quella demoscopica che quella della sala stampa, quella dell'orchestra, quindi ha ricevuto veramente tantissimi consensi, così come lo stato sociale, è ancora una volta una bellissima esibizione, l'abbiamo già detto nella serata di cover, ovviamente il loro pezzo, la loro irriverenza continua a convincere veramente tutti, abbraccia soprattutto un pubblico canoro e musicale molto ampio. Grandi, piccini, veramente chiunque, per questa canzone come sempre molto orecchiabile. Molto orecchiabile e poi anche molto carina, devo dire che non stanca a furia di ascoltarla, perché il problema è questo, quando si seguono 5 serate di Sanremo, a lungo andare insomma le canzoni stancano, invece devo dire che al di là di alcuni, insomma per la maggiore ci troviamo di fronte a delle canzoni che potrebbero avere poi un successo anche a lungo termine. Sì, poi cambiano sempre esibizione effettivamente, ci mettono quel dettaglio, quel costume, quel personaggio di passaggio, stessa cosa anche per Max Gazzè, che è passato da Leonardo da Vinci a Dalì, sì. Quindi ha cambiato completamente, questa volta era da solo senza band sul palco, ma ha regalato questa nuova veste del suo pezzo, il farmacista. Però sempre in linea poi con quelle che sono le tematiche affrontate nella canzone, quindi diciamo che è l'unico più corretto da questo punto di vista, perché non tenta di strafare ma rimane comunque in quest'ottica di un personaggio un po' particolare, perché il farmacista è un alchimista, di conseguenza è una persona che riesce anche a trasformarsi, e chi meglio di Dalì poteva poi interpretare questa parte. Infatti assolutamente analisi perfetta, invece al primo posto e nessuno lo schioda della classifica generale, ancora lui Ermal Meta, che ormai mette veramente tutti d'accordo, anche se la serata di ieri non è stata vinta da Ermal Meta bensì da Colapesce e Di Martino, che hanno fatto un balzo in avanti, anche perché la sala stampa dei giornalisti è sempre cattivissima, lo ricordiamo anche qualche anno fa nella polemica tra Mahmood e Ultimo, veramente non fa sconti a nessuno. Mahmood, che poi ieri è stato protagonista di un bellissimo medley che abbiamo visto. Ci ha sbloccato dei ricordi, devo dire. Esagerato, ma poi è cresciuto tantissimo, veramente uno di quei talenti che ha scoperto, possiamo dire, il Festival di Sanremo e che è andato avanti con la sua carriera.
veramente mi è piaciuto tanto. Sì, e devo dire che insomma, al di là poi delle critiche che ci sono state anche nei suoi confronti negli anni appena trascorsi, insomma, è comunque un cantante che ha avuto un'ascesa lineare, quindi è partito da un palco importante come quello di Sanremo e poi ha cercato insomma di ampliare i propri orizzonti con featuring, con personaggi quindi di diversi generi sì. musicali. Ecco, invece Ermal Meta favorito secondo te ormai? Devo dire la verità, mi stupisce questa cosa, perché insomma Ermal Meta si era già reso protagonista dello scorso Sanremo, quindi mi aspettavo che quest'anno insomma venisse lasciato lo spazio ad altri personaggi, però effettivamente vista la lista di cantanti forse si tende a premiare Ermal Meta e per la canzone e anche per la qualità canora, insomma è una conferma sempre. Sì, anche perché effettivamente è una canzone, l'abbiamo sempre ripetuto, abbastanza classica, sanremese, sì. quindi con la sua vocalità, anche come è impostato la serata cover, quindi veramente uno dei rappresentanti al momento della musica italiana più giovane, ma neanche troppo. E invece colei che ha fatto parlare, sta facendo molto parlare, Madame. Sì. Allora, ho ritrovato questa idea comune che, ahimè, non scandisce bene le parole del testo della sua canzone, infatti parlando con più persone di varie età, vario genere, amanti o meno appunto della sua musica, e molti hanno detto effettivamente non si capiscono le parole della canzone, no. Le ho dovute leggere in un secondo momento perché non riuscivo a coglierle tutte. Anche ieri esibizione molto intensa, a un certo punto si è inginocchiata anche sul palco con questo vestito trasparente, quindi in una veste diversa rispetto alla serata cover dove aveva questo tailleur un po' maschile, e soprattutto come possiamo vedere dalla grafica è passato un po' sotto i riflettori perché ha fatto outing, quindi ha detto di essere bisessuale, sì. e quindi ha svelato anche questa parte molto intima di se stessa. Forse insomma non era quella l'occasione giusta per poterlo fare, però insomma è stata anche sincera da questo punto di vista. Il problema però per Sanremo effettivamente è solo ed esclusivamente la voce, quindi ci troviamo di fronte ad una cantante che non scandisce le parole e che quindi può creare confusione, e questo vista da fuori insomma potrebbe essere un problema dei cantanti emergenti che magari hanno alle spalle una scuola diversa da quella di Ermal Meta, di Arisa e così via, e quindi qui ci troviamo di fronte al problema generazionale. Madame insomma è cresciuta da sola, nel senso che a livello musicale si è costruita da sola. Poi questa notizia del suo essere bisessuale, sicuramente in un momento come quello di Sanremo, che tocca poi anche argomenti sociali, è molto importante. Quello che però ha creato molte critiche è stato questo abito, tant'è vero che poi le ha postato una foto scrivendo che lei è la madre di se stessa, madre della sua voce. Quindi da qui ha iniziato poi anche a creare una serie di gossip, perché tutti pensavano che in realtà madre volesse dire che lei fosse incinta. Quindi, insomma, una serie di problemi. Tutto per distogliere forse il problema della voce. Eh sì, infatti continuiamo a notare, diciamo, vocalità non troppo precise in questo festival con l'autotune veramente che si ripropone in ogni veste, anche nella serata cover con dei pezzi veramente storici, possiamo dire. Ho anche risentito alcune esibizioni, tutta la questione del microfono che sì. non si ascoltava, i problemi tecnici che stanno perseguendo ancora in queste serate, fatto sta che effettivamente in quanto vocalità c'è da rivedere molto. Non ci siamo anche perché insomma c'è stata molta preparazione, molta polemica su questo Sanremo, quindi ci aspettavamo insomma di avere un palco pieno di artisti. Forse perché credo, almeno a mio parere, che la scelta dei cantanti non abbia seguito una strategia, non sia stata lineare. Questo ovviamente deriva anche dal fatto che Amadeus, non essendo esperto di insomma, canzoni, potrebbe anche avere scelto in base ai suoi gusti personali, cose che magari non abbiamo ritrovato invece nei Sanremo precedenti, quando c'era ad esempio Claudio Baglioni. Quindi insomma dipende poi anche dal background di chi sceglie le canzoni, seguire poi una linea e scegliere non soltanto perché la canzone è carina e orecchiabile, ma perché può avere poi anche una base solida per il futuro. È vero, le scelte di Amadeus fanno discutere, ma soprattutto Amadeus oggi ha rivelato una cosa molto importante, ma noi siamo cattivissime e ve la diremo dopo la pubblicità, quindi a tra poco con Gossip Mania. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notice,
quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Gossip Mania, eccoci qui dopo la pubblicità. Vi avevamo promesso una chicca su Amadeus, che oggi ha detto un qualcosa di molto importante non solo sul presente e su quest'ultima serata di Sanremo, ma soprattutto sul futuro. Infatti ha smorzato Elvira subito gli entusiasmi, sì. Ha detto: io ho chiuso con Sanremo, basta, non ci sarà un Amadeus Ter. Quindi, come poi tutte le esperienze prolungate, è giusto anche terminarle, anche perché è difficile, come diciamo spesso, poi riproporsi sempre in un modo migliore rispetto a prima. Sì, e devo dire che non me l'aspettavo, perché insomma, forse la coppia Fiorello-Amadeus è quella che funziona. Probabilmente da solo lui non riuscirebbe a tenere testa a questo palcoscenico, ma non perché non ha le capacità, ma perché fondamentalmente, come ho detto prima della pubblicità, viene da un background diverso. Quindi avere una spalla come Fiorello sicuramente lo ha aiutato anche ad aprirsi di più. Però insomma, in un momento di pandemia, crisi di governo, nuovo governo, non c'è neanche Amadeus al prossimo Sanremo, insomma siamo completamente alla rovina. Però abbiamo subito il gossip del gossip, perché nei giorni scorsi, e questo ve lo anticipiamo perché ne parleremo la prossima settimana che ritorniamo a bomba, abbiamo tantissime cose di cui parlare, quindi approfondiremo. Qualche giorno fa si parlava anche del successore, che poi dovrebbe essere probabilmente una donna, infatti si parlava di Mara Venier. Chissà. E lì io credo che ci sarà da divertirsi. Questo è vero, anche perché spesso, se non erro, almeno lo scorso anno, nella trasmissione, la sua trasmissione ovviamente della domenica, ripropone un dopo festival con tutti gli ospiti. Ed effettivamente lei si diverte tantissimo, sì. Fa selfie, inciuccia, fa anche nel momento gossip con gli ospiti, quindi sì, perché no? Ma anche perché intrattiene poi dei rapporti molto amichevoli con i protagonisti, insomma, mi spiego, nel senso che si pone anche a volte come la madre degli artisti, quindi questo permette anche di creare un legame molto profondo. E poi comunque è una donna che è stata protagonista in questi anni, l'abbiamo detto nelle puntate scorse, di questo gossip relativo al povero marito, che fortunatamente sta bene, però è una donna che sa stare al gioco e che crea anche a volte delle dinamiche da sola, senza l'aiuto di nessuno, molto divertenti. Quindi io credo che possa essere una scelta appropriata. Anch'io, mi piacerebbe vederla, sono molto curiosa, poi spazio alle donne, fa sempre bene, ci fa piacere al momento. Proseguiamo anche con i cantanti in gara, almeno quelli che ci hanno colpito di più nella serata di ieri. Molto chiacchierata, rappresentante di lista, ormai la chiamano rappresentante perché effettivamente il concetto è un po' lungo, e con questi vestiti sgargiantissimi di colori fluo, ma soprattutto in molti hanno notato un dettaglio particolare che possiamo vedere anche in grafica, perché rappresentante, ormai la chiamiamo anche noi così, là. Ancora meglio, ancora più facile, non ama particolarmente le cerette ed ha abbinato il pelo dell'ascella al colore del suo vestito, quindi era fucsia. Romantica, devo dire, l'ultima dei romantici, e potrebbe, diciamo, anche legarsi al problema pandemia, perché insomma, ormai noi siamo in zona rossa da lunedì, quindi tutto chiuso, spediste chiuse, ci sta, però magari too much, ecco, io avrei tagliato un pochino questi peli, e anche perché insomma non è l'immagine della donna, sai, quella degli anni 50, sì, e vuoi riproporre un'immagine che non è in contrasto poi anche con la canzone e con i tempi correnti, quindi insomma è stato un po' troppo e anche un po' sgradevole, devo dire. Ecco, non la pensa così invece la sala stampa, ritornando al discorso di prima, che ha dato un bel quarto posto nella serata di ieri alla nostra rappresentante di lista, quindi è piaciuta l'esibizione, lo stile, tutto approvato per la sala stampa. Proseguendo in quanto ad outfit che si sono meritati un bel meme nella giornata di ieri, c'è stata Annalisa con questo tailleur bianco particolare, una
diciamo, un qualcosa di ingombrante sulla spalla, una presenza che è stato rivisto, come possiamo vedere in grafica, come un gatto nero sulla spalla di Sabrina la strega, più o meno potete vedere una somiglianza abbastanza spiccata. Effettivamente, in quanto a look e stile, l'abbiamo detto, il festival quest'anno ha regalato proprio delle perle fantastiche. Ci vuole semplicità, si sta tentando di strafare, però senza portare a casa poi quello che è il concetto principale. Quello che è certo è che l'unica che ha raggiunto poi il massimo livello di stile e viene poi commentata ancora è Elodie, quindi è stata l'unica che in queste giornate di Sanremo ha dato poi questo tocco di eleganza. È così bella che veramente anche con un sacchetto della spesa tra starebbe peli, bene. Gatti morti e insomma rubinetti ai capelli, insomma abbiamo esagerato un pochino, però vabbè, sono gusti. Eh sì, infatti continuiamo con la nostra parte irriverente, perché c'è qualcuno, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, che di stile ne adotta uno molto particolare con le conchiglie, e anche lì ci sono stati dei meme fantastici, perché ricordava un vestito di Lady Gaga con un top con delle conchiglie, cioè veramente c'è da divertirsi come meme su Sanremo, ma così come meme su Aiello, cioè veramente... Io impazzisco. Devo dire che sono i momenti che preferisco di più, perché comunque permettono anche di staccare un pochino la spina, sai, di godersi effettivamente il festival. Certo è che insomma tra Orietta e Aiello insomma c'è stato un problema proprio pratico, però devo dire che mancava anche quest'anno quella nota in più. L'anno scorso abbiamo detto c'era buco, quindi quest'anno ci doveva essere Aiello che urlava e Orietta Berti con i suoi meme, quindi va bene così per ecco noi. Dobbiamo parlare anche di buco, perché ieri si è arrabbiato, ecco. Ovviamente dopo una settimana veramente di improperi e qualsiasi cosa, però tornando su Orietta Berti non potevamo esimerci dal non parlare di un momento abbastanza divertente, poiché ieri in un'intervista le è stata posta la domanda: con chi ti piacerebbe duettare di questi cantanti più giovani, e le ha risposto i Nazi Skin, intendendo i Maneskin, perché ahimè si è confusa. È un po' grave questa confusione, però insomma poi da lì ne sono successe di ogni, perché è stata poi è diventata virale questa immagine, e quindi sono state trasformate le sue foto. Oltre al fatto che poi durante la prima serata Fiorello svelò che in realtà era stata arrestata dalla polizia nella giornata precedente, tutti pensavano fosse uno scherzo, invece è realmente accaduto. È una di quelle donne che forse è meglio che evita di uscire da sola, perché sta creando soltanto danni, però devo dire che almeno ha riempito, ha dato una botta di vita a questo Sanremo che si stava spegnendo, e invece con questa affermazione, per quanto criticata insomma, è stato uno scivolone che ci poteva stare. Ma sì, è stata comunque simpatica, abbiamo capito il senso ovviamente della sua risposta. Ospiti all'una meno 10 con ben 20 minuti di anticipo sulla tabella di marcia, poiché dovevano salire sul palco dell'Ariston all'1:10, quindi con grandissimo stupore Enzo Avitabile e Bottari di Portico di Caserta, quindi anche in questo caso giochiamo in casa. Ma la cosa più bella è stata, e questa la devo raccontare, che ad un certo punto anche io non ce la facevo più, perché ovviamente stamattina siamo venuti qui a lavorare dalle prime luci del mattino, prontissime per il nostro palinsesto, quindi ovviamente dovevamo andare a letto abbastanza presto ieri, però guarda uno, guarda l'altro, all'una meno un quarto mancavano veramente tantissimi ospiti e tantissimi artisti, allora... All'una meno un quarto decido di spegnere la televisione. Nel gruppo che ho d'ascolto con i miei amici di Sanremo dico: ragazzi, non ce la faccio più, non ce la faccio ad aspettare Enzo Avitabile, ho spento la televisione. La mia amica risponde: Ale, appena salito sul palco. Allora riprendo gli occhiali, riprendo il telecomando, riaccendo la televisione. Non te lo potevi perdere. No, assolutamente, proprio solite cose. Bellissima esibizione, mi sono divertita tantissimo con la partecipazione di Fiorello e Amadeus, con questo turbante, con la loro anche interpretazione danzereccia, per così
se così possiamo dire. Stanno rimbalzando sulla rete, insomma, da ieri Sì. sera, dalle 2 in poi ho notato che, insomma, queste foto, queste immagini sono arrivate in ogni dove, anche in America, da alcuni parenti, quindi siamo ancora su tutte le pagine di giornali. Ecco, per cose serie però mai, mai. Cioè solo per queste cose, è verissimo. Ultima esibizione molto bella, sempre in ordine cronologico, nella serata di ieri, l'avevamo già anticipata prima, quella di Alessandra Amoroso e Emma Marrone, una grande amicizia, una bellissima canzone, interpretazione intensa, si sono anche prese per mano, veramente una bella amicizia che va al di là poi del lavorare insieme, sì. scrivere insieme della bellissima musica. Questo devo dire che si rende poi anche per il percorso che hanno avuto, perché insomma sono cresciute insieme, erano due ragazzine quando hanno avuto l'opportunità, insomma, di cantare e quindi diventare delle professioniste. Devo dire che all'inizio, insomma, le due cantanti in questione erano differenti sotto molti punti di vista, invece con questo duetto e poi la canzone che ormai è in tutte le radio, insomma, ha permesso poi anche di far capire la reale amicizia che c'è tra le due, perché poi quando si spengono le luci ognuno di noi dimentica poi quelli che sono i legami tra personaggi famosi, invece riscoprire poi queste amicizie sicuramente è un qualcosa di positivo. È vero anche perché hanno passato entrambe, seppur in momenti diversi, dei periodi veramente difficili anche per determinati problemi di salute. Di entrambe le hanno superati fortunatamente, veramente alla grande. Ovviamente ora, quasi in chiusura, dobbiamo parlare della classifica. Abbiamo detto sala stampa che ha rivoluzionato un po' tutto, infatti ha vinto la puntata con la Pesce con Di Martino con musica leggerissima. Ho detto, a me piace un sacco, mi è entrata nella testa, quindi sono super di parte. Parte al secondo posto i soliti Maneskin, alla terza che resiste anche lui con grandissimi consensi Willy Peyote, alla 4 la rappresentante di lista e alla 5 Ermal Meta per la sala stampa. Sommandosi invece ai voti ovviamente delle serate precedenti, ritroviamo il solito podio: Ermal Meta al primo posto, Willy Peyote al secondo e medaglia di bronzo per Arisa, che quindi risale perché avevamo visto che nelle prime puntate era dopo la 10 sì. persino. Quindi non era stata proprio presa in considerazione, esatto, inizialmente. Non era assolutamente piaciuta, poi avevamo detto che mancava qualcosa all'esibizione che abbiamo ritrovato poi nelle puntate successive. Sì, poi insomma queste classifiche fanno anche capire un pochino quali sono i gusti effettivamente degli italiani e poi uniti a quelli che sono i giudizi tecnici. Quindi questo permette anche di capire quali sono le canzoni che effettivamente possono andare e quelle che non vanno. Devo dire che invece questa risalita di Arisa è stato un qualcosa di positivo, probabilmente si è risvegliata da questo torpore iniziale e ha deciso poi di dare il massimo. Sì, poi al quarto posto c'è ancora Annalisa che perde qualche posizione proprio per la sala stampa che l'ha votata in maniera minore, i Maneskin quindi al quinto posto della generale e poi c'è Irama che continua a creare un piccolo miracolo. Sì, da casa riesce comunque a rientrare in questa classifica. Devo dire che mi aspettavo che fosse in una posizione un pochino più alta, visto insomma il pubblico social, però dai sondaggi, insomma, pare che questa classifica varierà ancora. Esattamente, volevo chiedere proprio questo perché stasera ci sarà esclusivamente il televoto, quindi secondo me lì rientreranno in gioco tutto il pubblico dei social, sì. tutto il pubblico dei reality, Rame, Vari Maneskin, Annalisa, quindi lì effettivamente potrebbe essere tutto stravolto. Sì, sarà una lotta all'ultimo sangue praticamente, perché si tratta comunque di artisti molto giovani, perché parliamo di Annalisa, di Rama, Ermal Meta comunque, e poi c'è Arisa che insomma si ritrova a cercare di raggiungere le prime posizioni. Lì ci sono i fan di Gigi D'Alessio che potrebbero esatto. votare, visto che ha scritto la canzone, quindi potrebbe prendere un po' di pubblico. Poi magari a sorpresa vince Orietta ah, con le sue conchiglie e quindi va però bene. Voglio sapere il tuo podio, secondo te chi vince, chi se la gioca? Dico la verità, spero in Annalisa perché credo che se lo meriti, potrebbe bella essere la canzone. Questo l'ho rivalutata. Potrebbe essere, insomma, questo è il passaggio che attendeva da un po' per cercare di esplodere. Però credo che tutti questi miei sogni verranno infranti, perché tra Irama e Ermal Meta credo che questa sarà, insomma, la sfida finale.
vedendo insomma come stanno procedendo le cose, come le persone rispondono a questa classifica. Mi dispiace però per la tua preferita, perché credo che possa, insomma, essendo una canzone molto leggera, avrebbe insomma il merito di vincere questo Sanremo. Eh sì, può darsi risalga un po' di posizione, anche se penso che Ermal Meta veramente, è vero che comunque non so a televoto se abbia dei fan, dei gruppi di ascolto, quindi non so se effettivamente potrà riuscire a sconfiggere il pubblico dei social e il pubblico più giovane che vota, però io penso che Ermal rimanga lì al primo posto, seguito proprio forse da Willy Peyote, Arisa, Annalisa, Irama, un po' tutta questa cricca di cantanti più giovani. Sì, diciamo che però quello che ha stupito maggiormente è stato Willy Peyote, noi l'avevamo detto, perché magari con questo stile un po' particolare poteva raggiungere un pubblico più vasto, quindi potrebbe anche capovolgere tutto, essendo comunque quasi sempre in delle posizioni abbastanza alte. Quindi chissà, magari la ballata di Peyote potrà vincere stasera. Eh sì, anche perché effettivamente è sempre sul podio, quindi tra i primi tre potrebbe tranquillamente esserci. E anche perché unisce poi sia le testate che insomma quella demoscopica, quindi insomma ci troviamo di fronte ad un tipo di personaggio che aggrada entrambe le parti. Vi abbiamo detto i nostri pronostici, attendiamo anche i vostri, ovviamente ne riparleremo lunedì a Gossip Mania. Grazie mille Elvira. Grazie Alessia. Grazie a voi, buon pomeriggio e soprattutto buon weekend, a lunedì.